Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli, questa è Radio DJ e questo è Di Giallo con un'altra storia misteriosa del mondo della musica. E la storia di questa sera, infatti, è proprio quella di un giallo, la storia di un omicidio e di un uomo che sembra uscito da un film, tipo Carlitos Way, l'avvocato interpretato da Sean Penn che si comporta come un gangster. Ecco, al protagonista di questa storia viene attribuito un omicidio da gangster, anche se lui è un produttore musicale, ricco e famoso, che si chiama Phil Spector. La scena iniziale della nostra storia è proprio quella di un film. Una casa, di più una villa, no, ancora di più, un castello, il Pyrénées Castle, il castello dei Pirenei. Solo che non sta al confine tra la Francia e la Spagna, questo castello, ma a Los Angeles, in una zona di lusso che si chiama Alhambra. Al 1700 di South Grandview Drive c'è questo enorme villone con 10 camere da letto e un sacco di altre stanze, che una volta era un albergo e adesso una villa privata, in perfetto stile hollywoodiano. E come succederebbe in un film, nel soggiorno di quella villa c'è un morto. Il morto è una donna, una bella donna alta e bionda, sui 40 anni, vestita da sera, tutta di nero. È seduta su una sedia, su un tappeto rosso e accanto a una pistola, per terra, un piccolo revolver a tamburo calibro 38, una Colt, con la canna corta, di quelle da 2 pollici. Nel tamburo della pistola ci sono tutti 5 i bossoli, ma uno è stato sparato. E infatti, la donna ha un foro proprio in bocca ed è stato quel colpo che l'ha uccisa. Sembra davvero un giallo, perché nella villa non c'è nessuno, ma ci sono molte macchie di sangue, su un impermeabile appeso all'attaccapanni, su un asciugamano ancora umido, nel bagno. L'atmosfera però è quella di un incontro galante, candele accese, un bicchiere di brandy, una bottiglia di tequila e quella donna, elegante e bellissima, su quella sedia, morta. Chi l'ha uccisa? When I was a little girl. La donna si chiamava Lana Clarkson ed era un'attrice disoccupata. Dopo un paio di film di serie B come Barbarian Queen di Roger Corman e un po' di comparsate in serie televisive, si era messa a fare la hostess in un club privato, la House of Blues. E da lì, la sera del 3 febbraio del 2003, il giorno del delitto, era uscita in compagnia di un tipo, uno strano tipo sulla sessantina, dai capelli radi e ricci, con gli occhiali, vestito ancora un po' anni 70. Uno ricco, si vedeva subito, e infatti l'aveva portata a casa sua con la sua limousine, a casa sua, una villa che sembrava un castello dei Pirenei. Queste cose le racconta il signor De Souza, che guida la limousine di quell'uomo sulla sessantina e gli fa anche da guardia del corpo.
De Sousa se ne sta fuori in macchina ad aspettare. Poi, un'oretta dopo, sento uno sparo. L'uomo sulla sessantina esce dalla villa con una pistola in mano e dice una cosa. Dice, credo proprio di averle sparato. De Sousa chiama la polizia che arriva subito, sono le 5 di mattina, e mette le manette all'uomo sulla sessantina, che si chiama Phil Spector ed è stato il produttore musicale di gruppi che vanno dai Beatles a Leonard Cohen, passando per i Ramones. Nella Rock and Roll Hall of Fame, che riunisce anno dopo anno tutte le star che secondo una commissione apposta hanno fatto la storia della musica rock, c'è anche una sezione per i non performer, per quelli che non vanno sul palco in sala di registrazione, ma che in qualche modo ci stanno dietro. Phil Spector è uno di questi. Alla gente che compra i dischi, va ai concerti o ascolta la radio, è un nome che non dice molto. Ma per gli addetti ai lavori, per quelli che cantano le canzoni che ha scritto o si fanno produrre da lui, sì, il vecchio Phil è più famoso di Elvis Presley e anche più importante. Lui, Phil Spector, è quello che ha inventato il Wall of Sound, il muro del suono. È una tecnica di produzione che trasforma ogni canzone in una specie di piccola sinfonia. Più batterie, più pianoforti, e poi campane e triangoli. Una specie d'orchestra dietro, mixata in un arrangiamento che hanno chiamato wagneriano e che rende la musica molto più piena, più adatta ad essere ascoltata per radio o nei jukebox. È con Phil Spector, insomma, che la figura del produttore diventa importante per le canzoni, almeno quanto quella degli autori. Davanti alla polizia di Los Angeles, Phil Spector ammette di essere stato con quella donna. Era ubriaco, perché prima era stato in 3 ristoranti, dove più che mangiare aveva bevuto, e poi alla House of Blues, dove aveva preso un cocktail e la bella donna bionda. Aveva lasciato sul tavolo $450 di mancia su un conto di $13. Era talmente ubriaco che non sapeva bene cosa fosse successo. No, non era drogato, dice, era solo ubriaco. La donna sì, lei aveva assunto droga. Poi, lui non si ricorda più come sia successo, lei ha tirato fuori una pistola e ha cominciato a baciarla, come in un gioco erotico. E poi, boom, le è scappato un colpo ed è morta. La procura distrettuale non crede a una parola. Accusa Phil Spector di omicidio di primo grado e fissa una cauzione di $1 milione, che per uno come Phil Spector non sono certo un problema. È lui, è Spector, il produttore di un sacco di cantanti famosi. Ha prodotto anche una canzone dei Beatles. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before.
Non è che fosse nato ricco e famoso Phil Spector, lo era diventato. Veniva da una famiglia ebrea povera di New York, immigrati russi, che si erano cambiati il nome a Ellis Island, che è dove arrivavano gli immigrati più poveri, quelli con la valigia di cartone. Poi, piano piano, era diventato Phil Spector. Prende il suo primo gruppo, i Teddy Bears, gli Orsacchiotti più o meno, il tipico gruppo da teenager della fine degli anni 50, e lo porta a vendere 1 milione di copie in un anno. Forma le Ronettes, un gruppo di ragazze tipicamente anni 60, e gli fa incidere Be My Baby. Produce Connie Francis e tante altre icone musicali di quegli anni come Ike e Tina Turner e Ben E. King con Spanish Harlem. Magari Phil Spector ha ragione, la donna bionda si è uccisa da sola, ma contro di lui c'è un testimone d'accusa ed è lui stesso. Phil è un tipo strano, buono e caro, grande lavoratore e grande artista, poi all'improvviso è come se impazzisse. Sposa una delle Ronette che è convinta di aver sposato l'uomo migliore del mondo finché lui non la chiude in casa e minaccia di ucciderla. Ha una passione per le armi, le compra in continuazione, le porta, e con un tipo come lui non è una bella cosa. Una volta, mentre era in sala di registrazione, uno dei musicisti di Leonard Cohen si è messo ad imitare la sua R. Moscia e allora lui ha tirato fuori la pistola e gliel'ha puntata alla testa. Un'altra volta stava registrando con John Lennon e il suo gruppo. I musicisti facevano un gran casino, non lo stavano ad ascoltare, allora lui ha tirato fuori la pistola e ha sparato un colpo in aria come nei film western. Christophe, gli ha detto John Lennon, se vuoi uccidermi fallo, ma non rompermi i timpani, mi servono. Try. No hell below us.
Giallo DJ. Di Giallo. C'è una scena nel film Easy Rider in cui Phil Spector fa un cameo, una piccola parte. Piccolino, il profilo affilato, un paio di grandi occhiali gialli da spacciatore. E infatti è proprio quello che fa nel film, lo spacciatore di cocaina. Nelle foto cambia look in continuazione, attraversando tutte le mode degli anni 70 fino ai 90. Capelli lunghi da hippie, acconciatura cotonata stile afro, capelli a caschetto, anelli e collane, poi camici con le frappe, cravattini e completi color pastello o nero totale. Attraversa anche tutti gli stili musicali. Lo chiamano a produrre i Beatles, tutti assieme, per una sola canzone, e poi da soli singolarmente, George Harrison, John Lennon, con Imagine, Yoko Ono. Produce anche Celine Dion e Cher. Produce Leonard Cohen. E poi produce un gruppo di strani tipi che sembrano più o meno fuori come lui e che si fanno chiamare i Ramones. Phil Spector diceva: ho paura che in paradiso non mi vogliano perché sono troppo cattivo, e all'inferno non mi voglia il diavolo perché potrei prendere il suo posto. È stato lui ad uccidere la bella donna bionda. Phil Spector, che adesso sembra Tim Burton, occhiali neri, pettinatura dark e completo nero, è in tribunale, accusato di omicidio. La sua difesa si basa sull'impronta di un dito della bella donna bionda che sta sulla pistola, coperta di polvere da sparo. Sarebbe la prova che ha sparato lei, si è sparata da sola, ma è solo un frammento poco chiaro in un reperto che ormai non si trova più. Ma gli avvocati del produttore, che hanno già difeso Jay Simpson, il mafioso John Gotti e due quasi serial killer come i fratelli Menendez, non si preoccupano. Spector, dicono, is a winner, è un vincente. Per la procura invece Spector ha sparato alla donna, volontariamente, in bocca. C'è anche una registrazione sul luogo del delitto, con Spector sotto shock che chiama la bella donna bionda a piece of shit, un pezzo di merda. Come si è permessa, dice, di venire in casa sua e di non stare mai zitta, sempre lì, con la bocca aperta. No, non sembra lo stesso Phil Spector, The Wall of Sound, il genio, il grande produttore che produce dischi da 1 milione di copie. Durante il processo saltano fuori un sacco di testimonianze di donne che raccontano di quando Phil Spector gli ha puntato addosso una pistola. Anche donne che lo conoscevano bene, amiche sue, da un sacco di tempo. Quando aveva bevuto diventava pazzo, dice una sua amica, sembrava indemoniato. E poi c'è De Souza, un ex ufficiale dell'esercito brasiliano che faceva da autista e da guardia del corpo a Phil Spector, che testimonia quello che ha sentito quella notte e lo fa imitando la voce nasale di Phil Spector. Credo proprio di averle sparato. E allora, cos'è successo alla bella donna bionda? Si è sparata da sola in un gioco erotico? Si è suicidata perché era depressa? O le ha sparato Phil Spector? Il processo dura 5 mesi, che per la giustizia americana è parecchio, ed è un processo molto impegnativo. Il 10 settembre del 2007, alle ore 10.45, la giuria si ritira in camera di consiglio. Ci restano 7 giorni. Poi il capo dei giurati dice al giudice che sono arrivati ad un punto morto, 7 contro 5. Non riescono a mettersi d'accordo oltre ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza o sull'innocenza di Phil Spector. Il giudice li rimanda in camera di consiglio per altri 7 giorni, ma quando tornano fuori non hanno ancora raggiunto l'unanimità, e ci vuole l'unanimità per un verdetto di omicidio. 12 a 2. Il processo viene dichiarato nullo. Il processo d'appello a Phil Spector è ancora in corso.
Nonostante l'accusa, lui sembra tranquillo e continua a produrre musica anche se con meno successo e meno di frequente. Tranquillo, come se non fosse successo a lui, come se sul banco degli imputati ci fosse un'altra persona. Del resto era stato così anche allora. Soltanto la notte dopo che la bella donna bionda era stata trovata morta nel suo soggiorno, sulla sua sedia, appena era tornato in libertà, Phil Spector era entrato in sala di registrazione con il batterista di Paul McCartney a produrre un altro disco con il suo caratteristico Wall of Sound. Radio DJ Carlo Lucarelli. DJ.